Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Arrivano conferme un po' alla volta per quanto riguarda il destino di Gigio Donnarumma. Come sapete, in queste ultime settimane, non solo giorni, ma anche settimane, si è parlato prima della conferma di quella che era, sarebbe stata, insomma, la fine della sua esperienza al Milan. Sappiamo che il 30 giugno andrà in scadenza di contratto, pertanto non verrà rinnovato, visto che le pretese del Milan erano sicuramente molto al Milan, erano molto 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 onerose, e come sappiamo il Milan sicuramente ha avuto da parte sua l'errore di non venderlo mai negli anni precedenti, cercando di monetizzare da quello che è sicuramente potenzialmente uno dei portieri più forti al mondo. Ma tralasciando il discorso Milan, si sono susseguite in questi giorni, in queste settimane, tre potenziali destinazioni. Il Barcellona, che non capisco perché avrebbe dovuto privarsi di Ter Stegen, che è sicuramente lui già tra i migliori al mondo, e il PSG e la Juventus. Di queste tre si sta defilando sicuramente il Barcellona, sta defilando appunto la Juventus. Sembrerebbe la conferma del PSG. Sembrerebbe anche che manchi solo l'ufficialità di fronte a quella che sarebbe un contratto preliminare, per ora, perché come sapete il 30 giugno scade il contratto ufficiale, ma che avrebbe valore e validità dal 1 luglio. Sembrerebbe che appunto il PSG si stia accaparrando il giocatore italiano classe 1999 a zero. Zero, beh, chiaramente zero il cartellino, perché il Milan non riceverà un euro, però come sappiamo ci saranno sicuramente commissioni importantissime. Si parlava addirittura di 20 milioni di commissioni a Raiola, si parla di un contratto veramente molto più milionario di prima, con 12 milioni netti l'anno per 5 anni, quindi 60 milioni netti in 5 anni, che è un investimento importantissimo per un portiere. Si parla comunque di una compartecipazione alle partite da parte sia di Donnarumma sia di, e qui è un po' la cosa che mi stupisce onestamente, di Keylor Navas. Come sapete, ha rinnovato fino al 2024, calciatore 35enne, quindi è chiaro che a un po' alla volta anche lui, insomma, si farà prendere il posto a qualcuno, perché a 35 anni si può ipotizzare che non giocherà per sempre. Però effettivamente fa un po' strano, l'unica cosa strana in questa trattativa che si sta concludendo è che Donnarumma venga preso dopo che hai rinnovato un portiere validissimo, che può ancora fare il primo portiere, a 35 anni fino al 2024, sicuramente non a 1 milione di euro, quindi a cifre sicuramente più importanti. Questo è un problema loro, cioè come gestiranno una compresenza di portieri di questo tipo qua. Ma sappiamo che il PSG sembra avuto un piccolo problema di compartecipazione ai portieri. Quando arriva Buffon ci fu la staffetta tra lui e Areola, che tra l'altro torna anche quest'anno, mi pare che fosse in prestito al PSG. Non ho mai capito il perché loro si puntino molto ad avere anche due portieri molto molto forti. L'abbiamo avuto anche noi questa cosa qua. Però sempre in un'ottica di un portiere che predomina sull'altro anche dal punto di vista finanziario, cioè da quello che ti costa questo portiere. Non è il caso di Buffon e Szczęsny. Buffon chiaramente prendeva uno stipendio molto più basso rispetto a quello che prendeva quando era titolare da noi. Quindi non ho mai trovato una risposta di fronte a questa scelta del PSG di tenere due primi portieri di questo calibro qua. Detto questo, è un problema loro. Quindi sembrerebbe sfumare il discorso della Roma alla Juventus, che da molti insider di mercato era stato dato come buono, come fatto. Come sapete, Donnarumma era al 99-98% alla Juventus, e in realtà non è andata così. Si può anche ipotizzare che, intanto si può ipotizzare il fatto che effettivamente Donnarumma sia stato o meno avvicinato alla Juventus, perché il problema Szczęsny, che molti intendono come problema, non è che fosse una cosa difficile da capire, è una cosa abbastanza scontata. Un portiere validissimo, primo portiere della Juventus, che ha rinnovato a cifre importanti, anche da poco, quindi ha un contratto con la Juventus, che non è facilmente piazzabile per due motivi. Il primo, i costi di per sé. In questo momento fare spese importanti per i portieri dopo una pandemia del genere non è una cosa che tutti fanno con molta tranquillità, quindi c'è una spesa per un cartellino, c'è uno stipendio importante da sostenere, ma soprattutto quali top club, che sono destinazioni potenziali per Szczęsny, avrebbero in qualche modo un'utilità nel prendere un portiere in questo momento? Se guardiamo i top club è difficile trovare una squadra che non abbia un primo portiere di livello, c'erano tutti. E anche se volessero in qualche modo accompagnare uno di questi primi portieri all'uscita, il problema sarebbe simile al nostro. Chi è che si comprerebbe questo primo portiere? L'effetto domino per quanto riguarda i portieri, differentemente secondo me dagli attaccanti, vedremo nel corso del calciomercato, è impossibile da attuare. Cioè non si può in questo momento con facilità attuare un effetto domino, tanto che il PSG stesso non sta iniziando in qualche modo un effetto domino. Si sta tenendo nella sua stessa rosa due portieri di livello, perché Navas non è che dopo averlo rinnovato lo vendono. Onestamente è difficile che uno investi su un 35enne delle cifre importanti. Pertanto, secondo me, li tiene entrambi. Quindi non farà partire nessun effetto domino. Andrà a riempirsi inutilmente, secondo me, anche di un portiere in più, che per quanto sia Donnarumma e sicuramente sarà il post Navas,
nel momento in cui andranno a ufficializzarlo, sicuramente in questo momento non è la priorità. Come non lo era per noi, perché su questo c'è stata molta divisione. Onestamente penso che, come ho detto in un video precedente, avrei accettato Donnarumma o Juventus solo se chiaramente si fosse ragionato questa cosa come un'opportunità non tecnica. In questo momento non abbiamo bisogno di un portiere, il nostro è validissimo. Sicuramente l'opportunità di avere un portiere a zero di questo calibro, di questa futuribilità, è ghiotta come occasione. Sicuramente vendere Szczęsny in questo momento ti fa fare una consulenza importante, però anche volendo incastrare questi tasselli, che è molto difficile farlo, l'unica opportunità non è tecnica, ma un'opportunità meramente economico-finanziaria. Anche se, onestamente parlando, il problema che mi ero anche posto era questo: Donnarumma che chiede 12 milioni, glieli diamo, va bene, glieli diamo, però è un 22enne che prende 12 milioni adesso, fra 2 o 3 anni ti chiede il rinnovo a 15 milioni. È sostenibile? Vale la pena investire queste cifre per un portiere? Il Chelsea, campione d'Europa, ha vinto con Mendy, neanche con Kepa che non era in campo, ha vinto la Champions League. Il Barcellona a suo tempo vinse con Valdés. Insomma, ci sono delle squadre che vincono comunque a livelli altissimi anche senza il miglior portiere al mondo. Noi per 20 anni Mutu Buffon non abbiamo vinto la Champions League. Quindi, onestamente parlando, Szczęsny non è il migliore al mondo, non è neanche tra i primi tre. Tra i primi 10, credo di sì. E penso che questo basti. Ma in questo momento in cui le risorse devono essere distribuite in modo corretto, se riusciamo a costruire una squadra dalla difesa in su più coerente, più importante, rinuncio anche attualmente alla Roma e preferisco continuare con Szczęsny, che già viene pagato quello che viene pagato dopo decisioni già prese in passato. Quindi, onestamente, da questo punto di vista, non vedo in nessun modo da parte di Juventus un fallimento. Sicuramente un'opportunità mancata, ma per ragioni non tecniche, ma di futuro, di come puoi investire sul futuro. Ma non, anche qui, ripeto, non tecnicamente parlando, perché Donnarumma non ti garantisce 10 anni. Cioè è insostenibile pensare che Donnarumma possa farti 10 anni non chiedendo aumenti di stipendio ogni 3-4 anni, quando poi si va a scadenza naturale verso il quinto anno, no? Quindi, onestamente parlando, valuterei bene le varie cose. Attualmente siamo ben coperti dal portiere polacco, quindi per ora va bene così. Puntiamo a fare una rosa importante dalla difesa in su, perché lì veramente ci si gioca anche gli stessi obiettivi, non tanto importa, anche perché non è che abbiamo l'ultimo portiere, l'ultimo sfigato tra i portieri, abbiamo un portiere molto valido, quindi questo deve essere secondo me ben chiarito. Aspetto i commenti qui sotto, come sempre, forza Juve, alla prossima, ciao! Siamo sempre qua.